Spauracchio Frosinone, almeno per il momento, è stato allontanato, permettendo alla compagine dei fratelli Pastena di compiere un passo probabilmente decisivo per l'avvicinamento alla C1, che ormai sta diventando realtà. I tifosi comunque rimangono saldamente con i piedi per terra, così come tutto l'ambiente dello spogliatoio. Sia il calcio è strano ed i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo, anche se questo squadrone ha dimostrato di essere la compagine più forte, con una grande società ed un pubblico tornato finalmente compatto e numeroso. La verità si saprà dopo il 29 aprile, dopo le due trasferte insidiosissime di Martina Franchi da Cireale. Se i bianconeri riusciranno a portare a casa almeno 2 punti, allora la C1 sarebbe loro. Questo perché la Battipagliese ha un calendario favorevole, mentre il Frosinone dovrà affrontare Turris, Latina, Acireale, Croton, Adelaide, Atletico Leonzio e nell'ultimo incontro lo Stiamare. È chiaro che adesso la corsa si sposta sulla formazione ciociara, distanziata di 4 lunghezze, che ha dimostrato di essere comunque una signora squadra. Ha avuto il solo demerito di trovare una compagine meglio impostata tatticamente e che ha trovato nelle sue 2 punte, Lucidi e Mezzini, gli autentici mattatori. Il primo è stato di gran lunga il migliore in campo, sfoderando classe e velocità che hanno trovato finalizzazione nel gol capolavoro che ha fatto impazzire i tifosi. Il secondo ha confermato in questo momento di essere l'attaccante più forte del campionato, realizzando il 7° gol consecutivo nelle ultime 4 partite. Al comando di una classifica cannonieri con 13 reti. Con queste premesse non si può non aver fiducia in questa realtà, che sabato potrebbe arricchirsi di una nuova gemma, magari la 5ª vittoria consecutiva. Di certo la Battipagliese non sarà sola, al seguito numerosissimi tifosi e soprattutto gli Els Rebels, vera forza trainante dei ragazzi di Francovilla. Intanto sono ripresi gli allenamenti allo stadio Luigi Pastena, in vista dell'impegno col Martina Franca. Il tecnico battipagliese può contare su tutti gli effettivi, fatta eccezione ovviamente per Marino. La squadra si allenerà anche domani, giovedì e venerdì mattina, per poi partire nella stessa giornata alla volta della Puglia.